Barbara, lei ha coordinato tutto il centro storico, c'è stata una grande partecipazione. Sì, siamo veramente molto soddisfatti perché la città è tornata a dare una risposta molto positiva, con una partecipazione numerosa e anche una disponibilità ad esserci. Era davvero questa una manifestazione molto attesa e lo ha dimostrato non solo, anche, voglio dire, anche questa sera sono presenti tutti gli esercenti, questa a noi basta, anche perché è una ripartenza davvero voluta e significativa. Noi siamo molto contenti perché credo che appunto sia un grande ritorno e che sia il ritorno dell'unione praticamente di tutti i commercianti, di tutto il centro storico, di tutta la gente, di tutti i fanesi, perché credo che appunto la Fano di Cesare sia un qualcosa che unisce le gente, unisce le masse e quindi ci aspettiamo veramente un grande ritorno. C'è stata una grandissima adesione da parte di tutti i commercianti, tutte le persone che si sono vestite, che comunque hanno contribuito a fare festa, quindi penso che sia l'inizio veramente di una, speriamo, di una lunga serie di Fano dei Cesari, di riedizioni della Fano dei Cesari. Siamo contenti, è molto che aspettavamo questo evento e quindi siamo contentissimi. Lei aveva già partecipato alle passate edizioni? Io ho sempre partecipato e ho vari vestiti, quindi riutilizzato, rifatto nuovi vestiti, quindi... Per te invece è la prima volta o già avevi partecipato? No, già ho partecipato. Lei ha partecipato con me nelle braccia, quindi... Avete ancora le foto dei ricordi? Sì, molti. Che effetto ti fa guardare quelle foto e invece anche domenica sfilare in prima persona, in piedi quindi, sfilare perché era in braccio? Per cui... Sì, sono eccitata perché sono contenta, sì. Molto emozionata, sì. Anche noi siamo emozionati. Vitruvio, un grande ritorno. Un ritorno e una grande attesa, perché io sto ancora aspettando Ottavia, ovvero la sorella di Cesare Ottaviano Augusto, con il suo dito puntato verso Roma. E la sto ancora aspettando, sono 2009 anni che l'aspetto e ancora non arriva, perché... Voi non lo sapete, ma stasera ve lo voglio svelare. Io e Ottavia ci amavamo alla follia. E lei amava il mare, oltre che il sottoscritto. E il nostro nido d'amore era proprio la colonia Iulia Fanestris.